Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo episodio. Saluto Alessandro, Claudio e Stefano da Foggia. Spero di non essermi sbagliato nel ricordare i nomi. E vi volevo dire che sto cercando di essere al passo con i messaggi che ricevo sulla pagina Facebook, sto cercando di fare del mio meglio. Ho preparato con la salamella di Norcia un pane tipico calabrese che si chiama pitta. Ahimè, un po' sgarrubbata, ma non mi ci sono arrabbiato. Anzi, mentre veniva sgarrubbata, io sentivo quello che accadeva e ho fatto finta di niente. Iniziamo subito. Buon appetito, buona spuntina. Molto buona. Ottima combinazione tra pitta e salamella, ottima.
e per l'occasione apriamo questa meravigliosa birra Vettore con lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP. È una birra speciale. Molto profumata. Alla salute. Era da un bel po' che dovevo bere una birra. Veramente incantevole. Se non parlo tanto è perché sono davvero contento. Di questo momento per me è importante.
buonissimo. Buonissima. Quando ero un bambino a Bolzano si andava a giocare noi piccolini tutti nel cortile, dove c'era l'erba, c'erano le vasche con la terra, dove costruivamo le piste per le piglie. Scusate. Un giorno d'estate il mio gruppo si mise a disegnare con tanto di fogli e di colori. A me non volevano farmi partecipare. Decisero che sarei potuto aggiungermi al gruppo solo se avessi dato in cambio degli exogeni a me molto cari. Beh, io diedi 3 o 4 exogeni tra i miei preferiti per prendermi, per avere anche io quella possibilità, quel foglio con quei colori, per poter anche io disegnare. Se non che, a scambio avvenuto, integrato nel gruppo, dopo poco uno dei miei amici mi rovinò il foglio scarabocchiandoci sopra. Ci rimasi talmente male, ma male, 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 poi subito dopo continuai a disegnare. La stessa cosa oggi, quindi lo stesso carattere immutato di allora, anzi migliorato nel tempo. Voi che siete cresciuti con me a Bolzano, che tempi che furono quando andavamo nel cortile.
buona. Furono anni quelli unici, ma io credo che comunque ciascuna età sia bella, sia costellata di momenti di cui essere sempre memori, memorabili, momenti memorabili. Ciascuna età è bella, anche quando si diventa anziani, anche quando si cresce. Incredibilmente pieno di salamella.
Mi ricordo ancora oggi, come se fosse stato ieri, il primo giorno in cui scesi in quel bellissimo cortile. Ero arrivato da un giorno a Bolzano, io e mia madre avevamo raggiunto mio padre che già da tempo stava da solo lì per lavorare. Quel giorno nevicava, era nevicato, io scesi giù e feci la prima amicizia con Marika, che mi salutò in segno di accoglienza. Invece lo stesso non mi capitò qui quando poi tornai da adulto in Calabria, ma i ragazzi del cortile, che di generazione in generazione in questi anni ho visto cambiare più volte, i ragazzi del cortile qui a Rossano non mi accolsero tanto positivamente, anzi volevano subito venire al litigio. Questa differenza tra i due luoghi l'ho notata. Però oggi, come presente, se mi dovessero chiedere dov'è che preferiresti vivere? Preferiresti ritornare a Bolzano o continuare a vivere a Rossano? Io risponderei, almeno per il presente, preferisco rimanere a Rossano. Ottimo. Birra di lenticchie, di Castelluccio, di Norcia. Ottima.
Bene amici, vi ringrazio tanto per aver seguito l'episodio. Ci rivedremo al più presto, mi auguro che continui in un altro video. Ciao dal vostro YouTube anche io. Però non siate possessivi. Ciao.